Buongiorno, mi chiamo Caterina Pisani, insegno statistica presso il Dipartimento di Economia, Politica e Statistica dell'Università di Siena e sono lieta di poter parlare con voi di come si possono misurare le disuguaglianze economiche e sociali. Il tema della disuguaglianza economica e sociale è quello che gli anglosassoni definiscono un burning issue e vi riporto come alcuni esempi, le testate di alcuni articoli trovati su giornali online. Questo è il primo: disuguaglianze e record dell'Italia nell'Unione Europea. La crisi ha tolto a chi aveva meno, i redditi del 10% povero scesi dal 2,6% all'1,8% del totale. Questo articolo si riferisce ai dati di Eurostat e per quello che riguarda l'Italia sono i dati relativi all'anno 2016. Di Facchiosa, un altro articolo, Italia, crescono le disuguaglianze, per l'OCSE siamo al sesto posto nel mondo nel divario fra ricchi e poveri. E ancora, primo piano, indice di disuguaglianza dal terzo mondo, la graduatoria, l'Italia, ultimi posti dell'Unione Europea, nella graduatoria dei paesi UE, l'Italia occupa la 20ª posizione per quanto riguarda la disuguaglianza tra i redditi degli individui. Infine, dal sito di Repubblica online, disuguaglianze, i figli del 10% di italiani poveri aspetteranno 5 generazioni prima di percepire il reddito medio nazionale. E questi sono i dati che derivano da un rapporto di Oxfam. Quindi risulta chiaro perché il tema della disuguaglianza sia considerato un burning issue. E non soltanto sui quotidiani, ma anche sulle riviste, oppure anche all'interno dei talk show, nelle trasmissioni di natura politica, sentiamo spesso commenti del tipo la disuguaglianza nel mondo è aumentata, oppure si allarga la forbice tra i poveri e i ricchi, oppure la disuguaglianza è il vero problema. E in realtà effettivamente nel mondo la disuguaglianza negli ultimi 20 anni e soprattutto dopo la crisi economica si è accentuata. Si è accentuata e ci sono vari organismi sovranazionali che attraverso degli studi stanno monitorando il fenomeno della disuguaglianza, ma sinceramente sono pochi i governi nazionali che sembrano prestare una qualche attenzione a come, per esempio, poter ridistribuire la ricchezza, quindi alle politiche di redistribuzione che dovrebbero essere e sono l'unico antidoto alla disuguaglianza. E, è naturale che ovviamente uno si ponga delle domande, un individuo si ponga delle domande del tipo quali sono i paesi più uguali e quelli più diseguali rispetto a che cosa, come mai la disuguaglianza nel mondo è aumentata negli ultimi anni, com'è per esempio la situazione in Italia, nel resto d'Europa, com'è la situazione nella mia regione, addirittura nella mia provincia. E quindi è abbastanza evidente che è una necessità fondamentale, quella di essere in grado di misurare la disuguaglianza. E diciamo che per poter definire la disuguaglianza è necessario introdurre un concetto preliminare che è quello di concentrazione. E volendolo formalizzare, un carattere trasferibile, cioè che può essere trasferito da un'unità a un'altra di un collettivo di cui ci stiamo occupando, quale per esempio il reddito, la ricchezza, il livello di consumo, si dice equidistribuito su un insieme di individui, sull'insieme degli individui della nostra collettività, che può essere una nazione o una provincia o un comune, se ogni individuo possiede la stessa proporzione dell'ammontare complessivo del carattere. E la situazione opposta è quella in cui invece un carattere è massimamente concentrato. Questo vuol dire che nella mia comunità, nel mio collettivo di individui, c'è un unico individuo che possiede l'ammontare complessivo del carattere e quindi necessariamente i restanti non ne possiedono alcuna quota. E queste due situazioni sono ovviamente due casi e limite, sono situazioni estreme e sono situazioni irrealistiche. Però in generale diciamo che se non è equidistribuito il carattere si dice concentrato e il problema che ci si pone è quello di quantificare il livello di concentrazione, quanto è concentrato, cioè quanto la concentrazione del carattere
si avvicina alla situazione di equidistribuzione o alla situazione di massima concentrazione. E per semplicità di interpretazione, tenendo bene a mente che quello che in realtà andremo a dire si potrebbe applicare a qualunque carattere trasferibile, noi ci concentreremo sulla concentrazione di un particolare carattere del reddito. Il reddito, pertanto, si dice equidistribuito su un insieme di individui. Se ogni individuo possiede la stessa proporzione dell'ammontare complessivo del reddito, al contrario, il reddito si dice massimamente concentrato se l'ammontare complessivo del reddito è posseduto da un singolo individuo. Perché è importante la valutazione della concentrazione del reddito? Beh, banalmente perché il reddito di una nazione è tanto più concentrato quanto più il reddito complessivo è detenuto da pochi, da una frazione piccola di individui, i più ricchi, e quindi di conseguenza c'è una frazione elevata di individui che sono molto poveri in quella nazione. Quindi le misure di concentrazione del reddito sono importanti anche perché riflettono le condizioni di vita e di benessere della nazione. E quindi è necessario definire delle misure che in qualche modo quantificano il livello di concentrazione del reddito, perché abbiamo detto ci sono queste due situazioni estreme, che sono l'equidistribuzione e la massima concentrazione, ma nella realtà la situazione che andremo a analizzare generalmente sarà una situazione in cui il reddito non è né massimamente concentrato né equidistribuito, è concentrato, è necessario valutare il livello di concentrazione. Per questo è necessario introdurre quelli che vengono detti indici di concentrazione, che sono delle misure appunto di quantificazione del livello di concentrazione del reddito. E per essere facilmente interpretabile, un indice di concentrazione ovviamente dovrà assumere un valore minimo nel caso di assenza di concentrazione, quindi nel caso di equidistribuzione, o un valore massimo nel caso di massima concentrazione, ovvero nel caso in cui vi sia un unico individuo che possiede l'intero ammontare del reddito e gli altri che non possiedono nulla. Per poter cominciare a parlare di indici di concentrazione e a vederne alcuni, abbiamo necessità di introdurre una formalizzazione, quindi di introdurre una notazione. Supponiamo di considerare la nostra comunità, il collettivo formato da n individui, che questi individui siano ordinati in senso non decrescente rispetto al loro reddito, al reddito da loro posseduti, e siano identificati con i numeri progressivi da 1 a n, i naturali da 1 a n, in modo tale che l'individuo identificato con il numero 1 sia l'individuo più povero, quello con 2 sia il secondo individuo più povero, e così via, fino ad arrivare all'individuo individuato dal numero n, che è il più ricco. In corrispondenza degli individui si può ovviamente considerare la quantità di reddito posseduto da ciascun individuo. In particolare possiamo indicare con H con I il reddito posseduto dall'individuo iesimo. Ovviamente H con 1 il reddito posseduto dall'individuo più povero sarà minore o uguale del reddito posseduto da tutti gli altri individui, e il reddito H con N posseduto dall'individuo più ricco sarà il più grande. Infine possiamo indicare con A maiuscola con I che cosa? L'ammontare complessivo di reddito posseduto dalle I unità, dagli individui più poveri. E ovviamente A con N, che è la somma degli ammontari di reddito posseduto da tutte le N unità, da tutti gli N individui, rappresenta l'ammontare complessivo del reddito nella comunità. Un primo possibile modo per valutare la concentrazione del reddito, un primo modo per poter quantificare, più che quantificare, forse veramente valutare la concentrazione del reddito, è costruire la curva di concentrazione o curva di Lorentz. Per costruire la curva si deve innanzitutto, per ogni i, quindi per ogni individuo della popolazione, per ogni i da 1 a n, calcolare f con i. Che cosa rappresenta F con I? La proporzione degli individui più poveri, e in corrispondenza di ogni I, oltre a F con I, deve essere anche calcolato Q con I. Q con I è il rapporto fra
L'ammontare di reddito che è posseduto complessivamente dagli individui più poveri e l'ammontare complessivo di reddito che è posseduto da tutti gli individui della comunità, quindi è la proporzione di reddito posseduto dagli individui più poveri. Attraverso F-CONI e CUCCONI si possono individuare delle coppie FI-CUCCONI da rappresentare attraverso dei punti sul piano cartesiano, quindi otterremo n punti e possiamo riportarli sul piano cartesiano e congiungerli attraverso dei segmenti, così ottenendo una spezzata. La spezzata che si ottiene è detta curva di concentrazione o curva di Lorentz e la forma di questa spezzata fornisce delle informazioni circa il livello di concentrazione del reddito nella popolazione, nella comunità di interesse. Intanto, alcune osservazioni che ci serviranno poi per interpretare, la forma della curva di concentrazione. Nel caso di equidistribuzione, tutti gli individui hanno lo stesso ammontare di reddito, chiamiamolo A con 1, è lo stesso per tutti. Quindi, cosa accade? Accade che Cucconi, l'ammontare di reddito posseduto dalle I unità, dagli individui più poveri, è proprio uguale a I su N, cioè corrisponde a FI, cioè la frazione degli individui più poveri I su N. Pertanto vediamo che la differenza tra FI e Cucconi è uguale a 0 e in questo caso vediamo che quindi, quando andremo a tracciare la spezzata, questa spezzata avrà una forma molto particolare. Nel caso invece di massima concentrazione, il caso opposto, noi abbiamo che tutti gli A con I sono uguali a 0 per tutti gli I da 1 a n-1, vuol dire che l'ammontare di reddito posseduto dagli n-1 individui più poveri è 0 e vi è un individuo, il più ricco, l'unico che possiede qualcosa e in particolare possiede l'intero ammontare del reddito. Quindi i cucconi sono uguali a 0 tutti tranne l'ennesimo che è uguale a 1 e quindi le differenze FI meno cucconi sono tutte I su N tranne l'ultima che è uguale a 0. E anche in questo caso la spezzata avrà una forma molto particolare. Nei casi intermedi, quindi fissato I, quindi di conseguenza calcolato F con I, cosa succede? Che la concentrazione sarà tanto maggiore quanto minore è con I, perché vuol dire che gli individui più poveri possiedono una frazione minore, molto minore, molto piccola, scusatemi, di reddito cucconi e quindi il reddito è tanto più concentrato, di conseguenza tanto maggiore è la differenza fra FI e cucconi. Lo abbiamo visto in particolare riflettendo sul caso dell'equidistribuzione e nel caso della concentrazione massima. Supponiamo di considerare un esempio in cui abbiamo una comunità di 10 individui e di voler vedere qual è la forma che prende la spezzata o curva di concentrazione di Lorentz nel caso di equidistribuzione di massima concentrazione. Allora, nel caso di equidistribuzione abbiamo detto tutti gli FI sono uguali a Q con I, quindi effettivamente la curva di Lorentz ha una forma molto particolare perché tutti i punti giacciono sulla bisettrice del primo e quarto quadrante e quindi in questo caso la curva di Lorentz è una retta che viene detta appunto retta di equidistribuzione, nel grafico è riportata in verde. Nel caso di massima concentrazione invece abbiamo che tutti i cucconi fino al nono sono uguali a 0 e cuccon 10 uguale a 1. Quindi se riportiamo i punti e congiungiamo i punti attraverso dei segmenti otteniamo la curva di Lorentz che è la spezzata riportata in rosso, che è detta appunto curva di massima concentrazione. Questi due casi, equidistribuzione e massima concentrazione, abbiamo già sottolineato come siano irrealistici. Le situazioni concrete sono generalmente rappresentate da curve di Lorentz o di concentrazione che hanno un comportamento analogo a quello rappresentato nel grafico attraverso la spezzata azzurra.
Quindi questa è la curva di Lorentz, l'obiettivo era trovare un indice di concentrazione, cioè quindi già dall'osservazione della forma della curva di Lorentz ci rendiamo conto se il reddito è più o meno concentrato. Perché? Perché tanto più la curva di concentrazione si schiaccerà verso la curva di massima concentrazione, tanto più la situazione che abbiamo sarà prossima a una situazione di massima concentrazione e ovviamente nel caso contrario, tanto più la curva di concentrazione sarà schiacciata verso la retta di equidistribuzione, tanto più nella nostra comunità avremmo una situazione di concentrazione del reddito che tende all'equidistribuzione. Se però vogliamo quantificare attraverso un unico numero, un indice, il livello di concentrazione, che ci può anche essere utile per poter fare confronti fra la concentrazione del reddito in comunità diverse, nazioni diverse, paesi diversi, province diverse, possiamo utilizzare in prima battuta degli indici che derivano dalla superficie di concentrazione. La superficie di concentrazione è l'area superficie che è delimitata dalla porzione di piano che è delimitata dalla retta di equidistribuzione e dalla curva di concentrazione. Per quello che abbiamo già detto, ovviamente, tanto più piccola sarà la superficie di concentrazione, tanto più la nostra situazione di concentrazione del reddito tenderà ad essere vicino, prossima a una situazione di equidistribuzione. Tanto maggiore sarà invece la superficie di concentrazione, tanto più la situazione che stiamo analizzando tenderà a essere simile a una situazione di massima concentrazione. Quindi, dal momento che l'area di massima concentrazione, che è quella che è tratteggiata in arancio, banalmente la si può calcolare utilizzando una scomposizione in triangoli essenzialmente come un mezzo n-1 fratto n, allora possiamo pensare di misurare la concentrazione facendo cosa? Calcolando la superficie di concentrazione, che da considerazioni di natura geometrica, in particolare di geometria piana, può essere calcolata attraverso questa formula, e per ottenere un indice che sia ancora più facilmente interpretabile, rapportare la superficie di concentrazione all'area di massima concentrazione, ottenendo questo indice che si chiama delta R e che ha questa forma. È il rapporto fra la superficie di concentrazione e la superficie di massima concentrazione. Ovviamente per costruzione è un indice che varia fra 0 e 1, in particolare assumerà valore 0 quando siamo in una situazione di equidistribuzione e valore 1 quando siamo in una situazione di massima concentrazione, e ovviamente valori prossimi a 1 tenderanno via via a evidenziare situazioni di maggiore concentrazione, tanto più delta R si avvicinerà a 1. In modo analogo, tanto più delta R tenderà verso 0, tanto più avremo una indicazione di situazioni di concentrazione del reddito che tendono verso l'equidistribuzione. Un indice del tutto analogo a questo che abbiamo introdotto è il rapporto di concentrazione o indice di Gini, ve lo introduco perché appunto si deve a uno studioso, uno statistico italiano. Si ottiene semplicemente dividendo la superficie di concentrazione invece che per il massimo, quindi per la superficie di massima concentrazione, per un mezzo. In questo caso l'indice che si ottiene è di nuovo un indice relativo che varia fra 0 e 1, ma il massimo 1 non è ovviamente raggiungibile. L'interpretazione dell'indice comunque è analoga a quella dell'indice precedente. Vorrei illustrarvi con un esempio l'utilizzo della curva di Lorentz e dell'indice di Gini. Supponiamo di considerare questa comunità molto particolare, la comunità di Paperopoli, dove ci sono 10 individui e essi possiedono diversi ammontari di reddito. Vogliamo valutare quanto è concentrato il reddito in Paperopoli. Cosa facciamo? Beh, innanzitutto ordiniamo gli individui dal più povero al più ricco. Vedete, abbiamo il più povero, in realtà i 4, 5 individui più poveri sono Paperoga, Ciccio, Amelia, Paperopoli
Paperino e Paperino, l'ordine in cui li riportiamo è del tutto ininfluente. Poi ci sono Nonna Papera e Gastone con 1000 dollari ciascuno, Brigitta, ovviamente i due più ricchi sono Rocky, Duck e Paperone. Il reddito complessivo posseduto nella comunità di Paperopoli è 10.000 dollari. Possiamo costruire il reddito accumulato, 500, 1000, 1500, 2000. Cosa vuol dire 2000? 2000 è l'ammontare complessivo di reddito posseduto dai quattro individui più poveri, calcolato come 500 più 500 più 500 e 500. Poi ho 2500, che cos'è? È il reddito accumulato posseduto dai 5 individui più poveri e così via. Attraverso il reddito accumulato, semplicemente dividendolo per il reddito complessivo 10.000, abbiamo la possibilità di calcolare i Q con I e ovviamente poi calcoleremo gli F con I. Quello che possiamo fare adesso è tracciare sul piano cartesiano i punti di coordinate F con I e con I e congiungere i punti attraverso dei segmenti di retta, ottenendo la curva di Lorentz, che è rappresentata in viola. Abbiamo riportato anche in verde la retta di equidistribuzione. Per questa comunità l'indice di concentrazione è pari a 0,31, evidenziando una modesta concentrazione del reddito. Quello che succede è, adesso valutiamo Paperopoli e come il reddito è distribuito in Paperopoli dopo qualche anno e vediamo cosa accade. Beh, risulta subito evidente che ci sono delle persone che si sono arricchite a scapito di altre. In particolare abbiamo Paperino e Paperoga che non possiedono più nulla. Paperina e Amalia hanno soltanto 250 dollari. Abbiamo Rucker Duck che ha 2000 dollari e ovviamente Paperonde e Paperoni che ne ha 5500. Procedendo in modo del tutto analogo a quanto abbiamo fatto in precedenza, questa volta la curva di Lorentz che si viene a determinare è la spezzata in arancio. Vediamo che questa spezzata tende a schiacciarsi verso l'asse delle X, verso quella che è la spezzata di massima concentrazione. Questo evidenzia già a prima vista, dall'analisi del grafico, il fatto che durante questi anni c'è stato un processo di concentrazione del reddito, perché la curva di concentrazione è passata da essere quella viola a quella arancione. Se calcoliamo R, otteniamo 0,66, quindi ovviamente R anch'esso è aumentato e è aumentato molto, quindi ci siamo mossi, la comunità di Paperopoli si è mossa verso una situazione di concentrazione del reddito decisamente più elevata della precedente e di reddito abbastanza concentrato. Vi volevo ricordare che la concentrazione, abbiamo già detto all'inizio, può essere definita anche relativamente a un qualunque altro carattere trasferibile. Un esempio può essere quello della produzione industriale per vedere com'è distribuita o com'è concentrata tra le n industrie di un settore, per esempio. Oppure vedere come gli addetti ad un settore particolare produttivo possono essere più o meno equidistribuiti fra n imprese del settore. Quello che è importante è che queste misure che abbiamo introdotto sono misure che hanno un'utilità pratica perché rilevante, perché rispondono a quelle domande che abbiamo formulato all'inizio, ovvero nella nostra nazione il reddito quanto è concentrato? Quanto è concentrato il reddito nel mondo? C'è stato un processo, siamo stati spettatori di un processo di concentrazione del reddito o di redistribuzione del reddito negli ultimi anni? E vi volevo riportare a conclusione di questo intervento di nuovo alcuni dati e alcuni articoli per farvi capire la rilevanza non soltanto del problema, come avevamo già enfatizzato all'inizio della presentazione, ma anche degli strumenti che in modo molto semplice abbiamo introdotto. Questa è la mappa del rapporto di concentrazione nel mondo, vedete il coefficiente di Gini per paese, 0 vuol dire equidistribuzione e 1 massima concentrazione. E ovviamente i colori via via che virano dal blu al rosso indicano che si va da una situazione via via di reddito sempre più concentrata.
E si osservi come, per esempio, in Europa i paesi con la ricchezza, in questo caso si parla di ricchezza più equidistribuita, sono ovviamente i paesi scandinavi, la Germania e alcuni paesi dell'est, come per esempio la Slovenia, la Slovacchia o la Repubblica Ceca, mentre nel resto del mondo soltanto il Giappone ha un indice di concentrazione così basso. E al contrario, i paesi con il più alto indice di concentrazione sono la Bolivia, la Colombia in Sud America, la Namibia, la Gambia e il Sudafrica in Africa. E quindi si vede bene che il rapporto di concentrazione, riflette anche, riflettendo le, condizioni di vita dei popoli, delle nazioni a cui si riferisce, in realtà, sono anche un indicatore importante della stabilità politica e sociale del paese. Questa è un'altra slide che riporta i dati elaborati dalle news sui dati di Eurostat, vi dicevo, che riguarda l'indice di Gini in alcuni paesi europei, dati del 2016, e sono espressi, l'indice di Gini è espresso in percentuale. Vedete come mediamente l'Unione Europea ha in media un valore dell'indice di Gini di 30,8. E l'Italia ha un valore dell'indice di Gini superiore alla media, 33,1. Quindi la concentrazione del reddito in Italia è più elevata di quanto accada mediamente nel resto dei paesi europei. Vedete anche che il reddito è massimamente concentrato in termini di concentrazione a livello di Unione Europea in Bulgaria, dove l'indice risulta 38,3, anche se ovviamente è ben lontano da una situazione di massima concentrazione del reddito, mentre il paese in cui il reddito è più equamente distribuito è la Slovacchia, seguita dalla Slovenia, Repubblica Ceca, Finlandia e così via. Questo di nuovo è un articolo, era sottolineata la data del gennaio 2020. Dal Fatto Quotidiano, la versione online, disuguaglianze Oxfam, 2.153 super ricchi possiedono quanto altri 4,6 miliardi di persone, mentre il 50% più povero ha meno dell'1%. Quindi vedete, questi sono dati che vengono, quindi sono dati che vengono ottenuti tramite analisi sulla concentrazione del reddito, ovviamente analoghe a quelle che abbiamo in modo molto semplice introdotto. Infine, questi sono i dati dell'Oxfam per quello che riguarda l'Italia, dati che si riferiscono alla metà del 2019. Vi faccio osservare soltanto volevo fare soltanto due osservazioni, che il 20% dei più ricchi, quindi il 20% della popolazione più ricca in Italia possiede il 69,8% della ricchezza nazionale, mentre il 20% dei più poveri possiede soltanto l'1,3%. Sono dati abbastanza sconcertanti. Infine, ovviamente, di questi giorni, il dibattito su come la pandemia di Covid-19 influirà sulle disuguaglianze economiche e sociali. Questo è un articolo di Maurizio Franzini, professore di politica economica alla Sapienza, sul sito Questione Giustizia, il Covid-19 e le disuguaglianze economiche. Sono molteplici gli aspetti del rapporto tra pandemia da Covid e disuguaglianze economiche, dal ruolo che le disuguaglianze preesistenti possono avere nell'accrescere sia il rischio di restare vittima del virus, sia la sua diffusione, fino alle conseguenze che la pandemia avrà sulle disuguaglianze future. Quindi è un aspetto cruciale quello dell'effetto di questa pandemia sulle disuguaglianze di reddito e ricchezza e non solo di reddito e ricchezza. E è un dibattito aperto e un dibattito di un'importanza estrema. E questo è il Sole 24 Ore, 30 aprile 2020, recentissimo. La via dell'equità passa da scuola e digitalizzazione. Il Covid-19 rischia di aumentare la disuguaglianza di reddito ampliata dalla crisi economica e di accentuare la povertà educativa dei più fragili. Questo conclude la mia esposizione, spero di non avervi
annoiato e di avervi incuriosito, oltre avervi cercato, oltre ad aver cercato, per quanto mi è stato possibile, di trasmettervi l'importanza di quelli che sono gli strumenti quantitativi per l'analisi di fenomeni che ci riguardano tutti, che sono fenomeni e temi di un'attualità veramente strabiliante, che possono appunto essere trattati, possono essere affrontati con rigore soltanto utilizzando una formalizzazione e un rigore di trattazione che soltanto gli strumenti quantitativi hanno. Grazie per l'attenzione.